scelta, Cori? Eccoci qua con Corina Claudia Cerdan, stasera all'interno della sede di Radio Padania Libera. Abbiamo passato una bellissima serata nel seguire i vari musicisti e poi Claudia, devo dire che rincontrarti è stato veramente un piacere, un'emozione. Io sono fiera di te anche perché ci siamo conosciute che stavi cantando in un locale e stasera siamo presso la Radio Padania Libera, insomma un passo avanti, anche se comunque tanta gente ti conosce, le persone ti conoscono. Dimmi, come ti sei sentita stasera? Ma io mi sento bene quando devo cantare in qualsiasi posto, ovunque, per chiunque, a qualsiasi ora di giorno e della notte, basta che si canta e io sono felice, io sto bene. Radio Padania, tanti magari durante la settimana si domandavano come mai Radio Padania, tu che sei rumena. Semplice, la musica non ha confini, la musica non ha colore politica, non ha religione, non ha... la musica è universale, apartitica, e quindi io ne sono grata al nostro amico Dario che ha fatto da tramite con i ragazzi che ci hanno ospitato, e ringrazio Radio Padania che ci ha ospitati e ci ha dato la possibilità di cantare in lingua rumena e di promuovere in qualche modo la nostra tradizione e la nostra musica. Il futuro cosa si prospetta? Ma io sono molto ottimista, spero che possano accadere delle cose belle, mi sento forte perché ho vicino a me dei ragazzi meravigliosi, ho trovato finalmente dopo diversi tentativi dei musicisti con cui lavoro bene, perché sono delle persone serie, dei veri professionisti, molto compatti, molto vedi, io sia nel lavoro che nell'amore e nell'amicizia non mi piace cambiare le facce intorno a me, sono molto, mi piace mettere radici nei progetti e nella vita, e quindi ho la fortuna di avere loro, almeno lui che arriva sempre in ritardo ai appuntamenti, alle prove, ovunque, cioè lui dobbiamo raddrizzarlo un po', e che lui tra l'altro lo vedete voi che è basso, però è grande, perché è un grande, il piccolo grande amore. Grazie Felice, io sono Andrea Pedol. Sono molto contento di aver partecipato a questa serata. Tutto quello che ha detto Claudia è molto bello, sono d'accordo. Cosa dire? Speriamo di farne altre. In bocca al lupo, c'è. Non dire che perché sono gnocca, perché non ti crede nessuno. Ciao, allora sono Massimo Fusaro, un reggaetaro, come dice la Claudia Cerdan. Che niente, ci siamo trovati bene subito, nonostante non è proprio il nostro genere, però non vuol dire, è musica, lei la fa bene, ha una bella voce, ha trovato dei personaggi, come dice lei,
non siamo così, però ci troviamo bene, poi stiamo bene anche insieme, cioè anche se non suoniamo, anche se andiamo a mangiare una pizza, stiamo bene lo stesso tutti insieme. Claudio Lazzaro, la scommessa Claudia Chardin funziona, nel caso mio ci sono vari generi musicali che nel tempo ai quali mi sono avvicinato, tra cui anche la musica balcanica. Nel caso di Claudia Chardin è un'ulteriore scommessa, perché si tratta fondamentalmente di andare a recuperare della musica d'autore, io amo chiamarla così, musica d'autore, magari d'antan, per dargli in qualche modo una nuova visione, che è quella dei Reggamotion. Siamo un gruppo reggae, per cui bene o male abbiamo una nostra visione della musica, e diciamo che quello che sta venendo, che il risultato fondamentalmente è questo prodotto musicale, brutto chiamarlo così, questa musicalità, chiamiamola in questo modo, che effettivamente è un qualcosa di nuovo e che può essere veramente interessante nel panorama musicale italiano, addirittura direi. Bravo, bravissimo. Sono felice appunto di essere con loro, spero che possano succedere cose belle nel futuro. Ora abbiamo un altro amico che si impegnerà in qualche modo a darci una mano, che già grazie a lui siamo stasera qua, Dario Perego. E niente, speriamo che tutti quelli che hanno parlato finora dicendo faremo, speriamo che passino al concreto, perché di bla 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 siamo tutti stanchi, siamo stupidi. Quindi è stata veramente una serata colorata, piacevolmente colorata, in tutti i sensi. Allora Claudia, chiudiamo con una canzoncina, ma proprio così, dal vivo, una che ti viene in mente, una canzone magari, non so, una canzone rumena. Ma io farei qualcosa, o qualcosa in italiano, dai, sentiamo. Visto che siamo in Italia, io dico sempre canto in lingua rumena, perché è la mia lingua materna, però approfitto sempre per portare omaggio anche alla musica italiana, perché come mi piace ricordare, la Romania è la mia madre, Italia è la mia mamma adottiva, quindi non voglio fare mai torto a nessuno. Tutti mi dicono ma re mamma re ma, ma io ci dico una mare mamara, l'uscello che sciva perde la pena, io c'ho perduto una persona cara. Sia maledetta mare, ma mare, ma sia maledetta mare, ma mare.